quando te veo partir, siento que voy a morir y muero. Vuelvo otra vez a vivir cuando te escucho decir te quiero. Esta encendida pasión vive buscando un rincón que invoca para morirse de amor con mis deseos en flor sobre tu boca. Sangre y la piel, alma de tango, con un beso de fuego y de miel, como el latir, como un dulce resabio que nella tua infinita pietà non scordare quelli che amo e che amerò sempre. Non farli soffrire. Abbi cura di loro. Di tutti loro. Mamma, sono qui con voi. Che cos'è accaduto? Improvvisamente no. Prima la signora si è sentita. Nonna cara. No. No, nipotina mia, no. Ormai sono alla fine. Grazie. Mi hai fatto tanto felice. Non dite questo, nonna. Tra poco starete di nuovo bene. Vi riprenderete. Cara. Cara. Ti chiedo soltanto di essere sempre una buona sorella e una buona madre. Sposa Paul. Sì, lui ti proteggerà. Non voglio che rimani sola. No, no, nonna, io resterò sola se voi non sarete con me. Non mi lasciate. Oh, cara. Non mi lasciate, nonnina, non mi lasciate. No, no, mia piccola cara, io non ti lascerò mai. Lo sai, vero? E tu non dimenticarti mai di me. E adesso torna a ballare. Mia cara nipotina, balla ancora, balla per me. Voglio chiudere gli occhi con questa ultima immagine di te. Ti prego, balla e fa un bel sorriso alla tua nonna. Balla ancora una volta per me, tesoro. Balla per me. Balla per la tua nonna.
Povera, povera Melania. Era così contenta del suo grande successo. E adesso deve sopportare questo terribile dolore. Eh già, se almeno suo padre fosse qui con lei, o sua sorella. Figlioli carissimi, adesso siamo noi la sua famiglia, dobbiamo starle vicino. È nostro dovere occuparci di lei in un momento così difficile. State tranquilla, madre. Io le sarò vicina tutto il tempo necessario. Anche se so che nessuno potrà mai riempire il vuoto che ha lasciato sua nonna. In ogni caso dobbiamo fare il possibile. È nostro dovere. Vuoi un tè? No, grazie, Michelle. Non hai chiuso occhio stanotte, perché non... non vai a riposarti un po'? Sarebbe inutile, non riuscirei a dormire. E poi devo prepararmi per lo spettacolo di questa sera. Non sarà necessario. Sospenderemo lo spettacolo. Il pubblico capirà. No, Paul, no. Questa sera io danzerò come tutte le altre sere. E ballerò come mai ho fatto dal giorno in cui ho debuttato. Ma tesoro, non ti rendi conto che non sei in grado di affrontare il pubblico? Il dolore che ti ha colpito è così grande che non puoi... Precisamente per questo, Annie. Precisamente per questo. Tempo fa ho imparato che il miglior omaggio che si possa rendere alle persone che si perdono è di onorarne il ricordo. Ed è così che voglio rendere omaggio a mia nonna. Questa sera ballerò come non ho mai ballato, ma soltanto per lei. Se n'è andata, purtroppo,
una delle persone che più ho amato nella mia vita. Non vedrò più i suoi occhi luminosi, né il suo sorriso eterno, né le sue mani piene di tenerezza. Ma dovunque lei sia, io la sentirò vicino a me, per sempre. Per sempre. Ed è per questo che stasera la rappresentazione sarà un omaggio a una delle donne più meravigliose che abbia mai conosciuto. La signora Lucia Montesi Pace. La mia dolce nonna. Ovunque tu sia, io non ti dimenticherò mai, nonna. Perché l'amore, il vero amore, non finisce con la morte di chi si ama. Anzi, diventa più intenso di quello che era. Molto più profondo, come la vita stessa. Smettila, hai già bevuto abbastanza. Che te ne importa? Lascia, lasciami stare. Lo dico per il tuo bene. Ma che vuoi? Che diavolo ne sai tu di che cos'è il mio bene? Io so solo che non puoi continuare così. Infatti, non voglio continuare così, voglio morire. Federico! Federico! Ciao, Cristina. Allora, come va? Fratello, sembra che la fortuna abbia ricominciato a girare per noi. Guarda. Guarda quanti soldi ho vinto a carte. Bravo. Molto bene. Più che bene. Giusto, più che bene. Ma non capisci? Qui c'è una fortuna, sono biglietti di grosso taglio. Bravissimo. Hai talento, continua a giocare, campione. Oh, no. Non bisogna sfidare la fortuna due volte, amico mio. Questa vincita, Federico, ci aiuterà ad uscire dalla miseria. Ci ho pensato, sai? Potrei ritornare nel campo delle importazioni. Ho ancora una quantità di buoni contatti. Bravo, tornaci. Ma non ti rendi conto? Possiamo ricominciare tutto da capo, insieme. Ricominciare? Che cosa? Tutto. No, vuoi ricominciare? Ricomincia. Io non c'entro niente. Io sto bene così come sto. No, sto io bene. Non direi proprio. Sto ascolta, bene. Tuo amico. Ascolta sto quello bene, che ti dice. Un nuovo lavoro sarebbe la tua salvezza. Ma chi ha chiesto la tua opinione? Lasciami stare. Ma staresti meglio. Ti ho detto lasciami in pace. Sta zitta, basta. Rompiscatole. Senti, forse sarò stupida, ma non capisco perché ti rifiuti di fare una cosa che renderebbe migliore la tua vita. Perché non me la sento. Perché sto bene così. Non mi importa. Federico, questa è un'ottima opportunità per noi. Ascoltami. Lascia perdere. Io sto bene così. Se tu te la senti, fa quello che ti pare. Se tu ti sforzassi di ragionare, guarda, saresti che io in grado ragiono. Di capire che... Che cosa dovrei capire? Io sono stanco. Sono stanco di sentirti gracchiare. E poi smettila di guardarmi in quel modo. Smettila. Mi dai fastidio, mi sono rotto le scatole. E anche tu smettila di predicare, per favore.
E ho fin sopra i capelli di sentirmi dire quello che devo o non devo fare. Non ne posso più, finitela. Non ho mai potuto sopportare le prediche, nemmeno dai miei migliori amici. Smettetela di cercare di salvarmi, mi sono stancato, state zitti, basta, basta. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno, lasciatemi in pace, andate via. Sei completamente sì, ubriaco. Certo, sono ubriaco, è vero. E allora, qual è il problema se sono ubriaco? È forse proibito bere? Chi sei tu, mia madre? Non si può cercare conforto nella bottiglia, e va bene, ecco, è finita. Tu fai del male così, non te ne rendi conto, Federico, basta, smettila. Lasciami stare. Non ti lascio finché non ti sei calmato. Non ti lascio se non ti calmi. È peggio per te. No. Oh. Federico. No. Lo sapevo che stavi male. Ma non credevo che saresti sceso in basso fino a questo punto. Oh, perdonami, io non... Io non volevo fare questo. Dal Vangelo secondo San Marco. Alma, potete leggere voi? C'erano molte persone sedute attorno a Gesù e gli dissero: là fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli. E lui rispose: chi è mia madre? E i miei fratelli chi sono? E gettando lo sguardo attorno su tutti quelli che lo circondavano, disse: ecco, la mia famiglia è qui. Quelli che fanno la volontà di Dio sono loro mia madre e i miei fratelli e le mie sorelle. Parola del Signore. Ti adoriamo, Signore. Amen. Amen. Sei stata meravigliosa, come non mai. Tua nonna sarebbe molto orgogliosa di te. La mia nonnina. Dio mio, com'è lontana la mia famiglia adesso. Ora siamo noi la tua famiglia. Noi tutti e Paul, che... Michelle ha ragione sia in questo che in ciò che ha detto prima. È stata la migliore interpretazione della vostra vita. Grazie. Grazie di averci permesso di essere testimoni di tanta arte e di tanto amore. L'arte è amore, Paul. Non è nient'altro che amore. Vado a cercare la mia famiglia. Saranno tutti in lacrime. Mia cara, ho delle notizie meravigliose. Ho organizzato una tournée che vi porterà in molti paesi del mondo, in cui sarete accolta per quello che già siete. Una vera stella. Oh, grazie, Paul. Per tutto. Voi siete sempre stato così generoso con me. E potrei esserlo ancora di più. Se mi lasciaste... Se permetteste. Le tournée non sono facili, Marlene. E lo sono ancora meno per una donna sola. Se mi permetteste di essere più vicino a voi, ancora più vicino di quanto non sia, Melania, io sto ancora aspettando la vostra risposta. E va bene, Paul.
Parliamo del matrimonio. Parliamo d'amore. Giulio, sei tu? Giulio! Ma che piacere! E Melania? Melania non verrà, né ora né mai. Ma perché? Spiegati. È semplice. Sono arrivato tardi, tutto qui. C'è un altro uomo nella sua vita. Sei sicuro di quello che dici? Sì. È stata lei a dirtelo? No, non ce n'era bisogno. L'ho vista tra le braccia di un uomo. Raggiante, felice, splendida. Melania non è più la fanciulla che ho lasciato a Buenos Aires, tremante d'amore. No. Adesso è una donna con una carriera e con un uomo che l'ama. Un uomo che sta per sposarla. Sappiamo bene tutti e due che non è certo amore quello che mi unisce a voi. Mi uniscono molte altre cose, sì. Un'altra forma di amore. Intendo dire l'amore per l'arte e per la bellezza. E poi c'è anche il grande fascino che esercitate su di me. Io vi vedo come un potente mago capace di qualsiasi incantesimo. Penso realmente che queste siano ragioni più che sufficienti perché possiamo amarci ed essere felici. E allora, la vostra risposta? La mia risposta è sì. Sì, vi voglio sposare. Desidero diventare vostra moglie. È per il signor Ilario. Ah. Viene da Parigi. Ah, da Parigi, molto bene. Gliela consegnerò più tardi. Come sta il signor Ilario? Bene, bene, bene. In questo momento però sta riposando. Ah, mi sarebbe piaciuto vederlo. Ma certo, e sarebbe piaciuto anche a lui. Verrà a trovarvi non appena avrà un po' di tempo libero, perché sta lavorando molto. Certo, sta riordinando tutto. È stato tanto tempo a letto che è necessario. Ma non ha intenzione di tornare a casa? Ah, se potessi riuscire a convincerlo. Glielo dico e ridico continuamente. Tornate, Ilario, ma risponde che in quella casa, da solo, sì, si rattrista molto. Sostiene che ogni angolo, ogni quadro, ogni oggetto di quello che era il suo dolce rifugio gli ricorda la sua povera moglie, le sue figlie. Ed è per questo che lui preferisce restare qui. Comunque, Valentina, voi siete libera di abitare a casa del signor Ilario tutto il tempo che volete. Almeno per adesso. Grazie, signor Morandini. E porgete i miei saluti al signor Ilario. Sì, certo, cara figliola, però adesso andate. Arrivederci. Ilario, voi sì che siete un uomo davvero fortunato. Posso entrare? Naturalmente, madre, sì. Che succede? Succede che non mi piace vedervi sempre chiusa nella vostra cella da sola. Dovreste passare più tempo con le vostre sorelle. Ricordate quello che vi insegna il Vangelo. Sono loro la vostra famiglia adesso.
Sì, madre, sì. Io le sento vicine. Perché non state con loro, dunque? Non fa bene alla vostra anima tormentata trascorrere tanto tempo in solitudine. Ci sono momenti in cui, anche se il mondo intero ci abbraccia, non c'è alcun modo per evitare che il nostro cuore si senta totalmente in solitudine. Ilario ha una splendida notizia da darvi. È morta vostra suocera. Visto che sicuramente non l'amavate, immagino che sia una notizia che vi farà piacere. Dobbiamo pensare a che cosa possiamo fare di quella casa ormai vuota. O meglio, devo pensare. Perché mio caro Eleonori, nelle condizioni in cui vi trovate, non credo che siate in grado di pensare nemmeno a voi stesso. Povero Ilario, poi sì che siete rimasto solo. No. No. Che c'è? Che c'è, amore mio? Che ti succede? Eh? No, niente. Mettiti giù, dai. No, lasciami stare. Vieni, adesso. Ancora presto, dai. Mettiti giù. Che ore sono? Non lo so, non me ne importa niente. A me importa, invece. Voglio contarle le ore in cui sto accanto a te, perché non so quante ce ne saranno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mia cara, vieni pure, siediti a far colazione con noi. Yvette? No, non occorre che la chiamiate, non ho appetito, ve l'assicuro, Annie. Melania, devi mangiare qualcosa se non vuoi essere la fidanzata più magra di Parigi. Mia sorella ha ragione, sono giorni che sembra vi nutriate soltanto di aria. E va bene, vi faccio una promessa. A mezzogiorno, quando tornerò, mangerò tutto quello che troverò in tavola. Ma adesso devo andare via. Come mai, hai le prove? No. Devo ancora comprare quello che serve per sposarsi, manca poco ormai. Ah, così devi ancora comprare quello che serve per sposarsi? Sì, ci sono molte spese da affrontare quando ci si sposa. Che c'è di strano, ma petite Michel? La sola cosa strana è che, a quanto sembra, tu non hai ancora capito con chi stai per sposarti. Guarda che cosa ti ha mandato questa mattina il tuo caro Paul. Guarda! Mio Dio, che significa? Non ho parole. Significa che hai già un corredo completo. Non so cosa darei per sposare un uomo come lui. O almeno per ricevere in regalo vestiti così eleganti e costosi. Michel, ti rendi conto di quello che stai dicendo? Tieni, Melania, Paul ha lasciato questa lettera per te. Oh, perdonami. Non riesco proprio a abituarmi a chiamarti Marlene. Ah. Quest'uomo non finisce mai di sorprendermi. Oh, non tenerci sulle spine. Che cosa ti scrive? Marlene, mia cara, ti supplico di accettare questi modesti omaggi alla tua sublime bellezza dal tuo futuro marito. Spero che questi abiti siano di tuo gradimento. Tuttavia, manca la sorpresa più grande. La troverai nel tuo camerino questa sera, dopo la rappresentazione. Questa sera, dopo la rappresentazione. Thank you.
Molto gentile. Of course, yes. Oh, Miss Bacot. Excuse me, Miss Bacot. Potete rispondere a qualche domanda? Vi prego di tornare in un altro momento. Ora sono del London Diary. È vero che state per iniziare una tournée internazionale? Sì, è vero. E sicuramente è vero anche nel vostro paese. Così potrete intervistarmi con tranquillità. Ora, è vero che state per sposarvi? Sì. Sì, è vero. Mi sposerò tra qualche giorno. Scusatemi, ora devo andare. Thank you, Mother. Un momento, arrivo. Quanta fretta, arrivo subito. Desiderate? Vengo da parte del signor Ilario e Leonori. Prego. Prego, accomodatevi. Grazie. Sono Filippo Morandini, amico personale e socio del signore Leonori. Ah, sì. E come sta il signore? Bene. Bene, sta molto meglio. E mi ha mandato a prendere dei documenti che la vostra padrona conserva qui in casa. Chiedo scusa, signore, ma non ho il permesso di consegnare niente a nessuno. La signora non mi ha lasciato istruzioni in merito. Finché non tornerà da Parigi... Evidentemente non siete al corrente della disgrazia che ha colpito la vostra padrona. Come? La signora Lucia non tornerà mai più in questa casa. Purtroppo è deceduta a Parigi. Cosa? La signora Lucia, no. Che è successo? La signora Lucia è morta. È in un articolo sulla ballerina Marlene Bacot. C'è scritto che ha dedicato una rappresentazione a sua nonna, che è morta recentemente. Oh, Dio. Era una persona stupenda, la signora Lucia. Aveva fatto tanto per me. E per tutti noi, lo sai. Devo mettermi subito in contatto con Alma e con Melania.
Sì, zio. Pensateci voi, vi prego. E presentatele le mie condoglianze. Io non ne sarei in grado. Corpus Domini nostri, Jesus Christi, custodiat animam tuam in vitam eternam. Amen. Corpus Domini nostri, Jesus Christi, custodiat animam tuam in vitam eternam. Signore Iddio, benedici quest'uomo e questa donna che stanno per unirsi nel santo sacramento del matrimonio. Dà a loro la forza e l'amore necessari per amarsi, proteggersi e rispettarsi finché morte non li separi. Povera la mia signora, morire così lontano. Sì, una vera disgrazia. È stato un malore improvviso. Ma da quello che ha scritto la signorina Melania nel suo telegramma, la signora Lucia non ha sofferto. Era il minimo che meritava la mia cara padrona. Lasciare questo mondo senza dolore. Adesso dovrei avvisare la signorina Alma, però non so dove sia. Ma no, non vi preoccupate. Il signor Ilario sta già pensando a tutto. È per questo che vi prego di dirmi dove si trovano quelle carte che vi ho chiesto. Noi sbrigheremo tutte le pratiche necessarie. Molte grazie, signore. Prendete ciò che vi serve. Non sapete quanto vi sia grato, signore. Prego, seguitemi. Grazie. Che casa da signori, Valentina. Il tuo padrone sì che è pieno di soldi, eh? Per quello che gli servono adesso. Non ha neanche voglia di tornarci qui dentro. Ora preferisce essere ospitato da un suo caro amico. Non vuole più vivere fra queste pareti, gli ricordano troppe cose. E quindi, tu adesso vivi completamente sola qui? Sì, da sola. Aspettando che un giorno o l'altro torni una delle figlie. Senti una cosa. Non hai un pochino di... un po' di spavento? A stare sola in una casa così grande. Sì, certo. A volte un po' di paura ce l'ho, è vero. E allora, che ci sta a fare il tuo Tullio? Con me vicino non devi avere più paura di niente. Vieni qui, dammi un bacio, su, dammi un bacio, dammi un bacio. Sei impazzito! Certo che in mezzo a tutto questo ben di Dio, capisco come il signore Leonori si sentisse il padrone del mondo. Uno si sente importante quando è seduto su una poltrona come questa. Volete prendere in sposa la qui presente Melania Eleonori? Sì, lo voglio. E voi, Melania Eleonori, volete prendere in sposo il qui presente Paul Menard? Sì, lo voglio. In nome della Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana, io vi dichiaro marito e moglie, in nomine Patris, Fili e Spiritus Sancti.
l'avete trovata, dottore? Se devo essere sincero, l'ho trovata un po' debole. Troppo debole. Oddio, Dio santo. La vita di quella donna è appunto nelle mani di Dio. A questo punto la scienza può fare poco per lei. Non si può nemmeno sperare in una fine rapida. La sua agonia potrebbe andare avanti per settimane, per mesi, prima che la morte venga a darle sollievo. Solo Dio può decidere se Alma dovrà vivere o morire. Sì, naturalmente, madre. Bisogna confidare in Dio. La paziente deve nutrirsi bene e non affaticarsi mai. E soprattutto deve sentirsi circondata da grande affetto. In questi casi, l'amore può fare miracoli. Federico. 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 Stai bene? Sì, non si vede che sto bene. Cristina, porta da bere. Serviti da solo, ubriacone. Se vuoi ammazzarti, io non voglio collaborare. Credevo di averti detto di tenere la bocca chiusa. E smettila di fare l'uccello del malaugurio. Vuoi che se ne vadano tutti? È questo che vuoi? Ascoltami bene. Non parlarmi più in questo modo, hai capito? O me ne vado. Sta a sentire. Io ho cercato di aiutarti. Ti ho offerto un tetto e i miei consigli d'amica. Ma sembra che siano cose che non sei capace di apprezzare. Quindi vattene pure se vuoi. Per me è molto meglio. Non sopporto più di vedere come ti distruggi. E chi sei tu per dirmi cosa devo Avanti. Fare? Avanti, picchiami. Picchiami come hai fatto con Giampiero, su, picchiami. È l'ultimo gradino che ti rimane da scendere. Picchiami pure, Federico, ma poi sparisci. Certo che me ne vado. Me ne vado da questo porcile. Federico, ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? All'inferno, ma non no, qui. No, ti prego. Perché mi mandi così che vuoi? Se mandi via Federico, me ne vado anch'io. Tu te ne vai, se io ti lascio andare. O ti sei dimenticata che lavori per me? Mi devi un mucchio di soldi, carina. È un anno che abiti qui, e l'affitto? E quello che hai mangiato? E i vestiti che porti addosso? E tutti i quattrini anticipati che hai speso per quello lì? Quindi ti consiglio di stare attenta a quello che dici. Perché con me non si scherza, mia cara Mariangela. Lei non ha colpa di niente, lasciala stare. No. Non sto dando colpe a nessuno, Federico. Sto semplicemente facendo i conti. Se hai i soldi per comprare quella donna, portala via con te. Altrimenti vattene, però senza di lei. Permesso? Come sta? Non ha ancora ripreso conoscenza. Melania. Che cosa ha, suor Agnese? Melania. Che cosa può avere Amma? Melania. Oh, no. Melania, sei tu, Melania. Melania, sei qui. Melania, dove sei? Melania.
Stai bene? Molto bene. Meglio così. Adesso è bene che ti riposi. Oggi è stata una giornata estenuante. A domani, Marlene. A domani. Escucho decir